Il Forum Internazionale della Formazione è un'importante iniziativa nata nel 2017 con il supporto del Comune di Camaiore e la collaborazione tra il professor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze e Teseo, società di formazione con 25 anni di esperienza nel settore. L'obiettivo principale di questo forum è quello di creare un'occasione di riflessione e confronto che valorizzi l'importanza della formazione come un processo continuo e trasversale che accompagna ogni fase della vita. Una 2 giorni importante e Camaiore con il suo teatro e con il suo cinema ne è stata protagonista. Sì, noi siamo impegnati nel fare cultura e fare anche, promuovere anche l'insegnamento. Il forum chiaramente va in questa strada, nel trasmettere la cultura, le tante cose che facciamo sulla cultura a Camaiore, il metodo giusto per trasmetterle alle nuove generazioni, ai nostri ragazzi, a coloro che potranno garantire il futuro alla nostra città e al nostro paese. 7ª edizione di questo forum e sempre personaggi di grande richiamo. Sì, la 7ª edizione, siamo molto contenti perché nonostante le numerose presenze siamo riusciti a farlo nel centro storico, quindi al Teatro dell'Olivo e al Cinema Borsalino, quindi due strutture importanti nel tessuto sociale del centro storico, relatori molto importanti come d'altronde tutti gli anni a questa parte il Forum della Formazione ha sempre un grande interesse per le persone perché si parla di umanità, di sentimenti, di come gestire la rabbia, quindi il fattore umano, quello che per noi dovrebbe essere la cosa più scontata, invece la cosa più ostica, quella che è più difficile da recepire, insomma da capire, per cui ci sono sempre moltissime persone interessate a partecipare a queste sessioni e noi siamo molto orgogliosi come amministrazione di riuscire per la 7ª volta a proporre qualcosa che è così interessante per la platea. Il forum si rivolge ad un pubblico ampio e variegato, comprendente educatori, insegnanti, studenti, genitori e professionisti di vari settori. La diversità del pubblico riflette l'intento di promuovere una formazione che sia inclusiva e capace di rispondere alle esigenze di tutti. Questa apertura permette di affrontare temi complessi con un'ampia gamma di punti di vista, arricchendo il dialogo e stimolando la crescita di una comunità di apprendimento. Dottoressa Ceramicola, in che modo il fattore umano può contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e partecipativa? Eh beh, insomma, è una domanda difficile. Il tema di quest'anno è un tema molto complesso. A me piace molto perché il tema del fattore umano è diventato particolarmente sensibile soprattutto negli ultimi tempi, no? Dove l'evoluzione tecnologica, così per certi versi invasiva, con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha posto tutti un po' nell'interrogativo di quanto sia importante invece il riscoprire il nostro valore di essere umani. E beh certo, no? Allora al fattore umano si legano elementi come la creatività, la solidarietà, l'empatia, tutte cose che l'intelligenza artificiale perlomeno al momento non può fare. Però certo che il fattore umano non è soltanto questo, il fattore umano è una complessità infinita. E io dico spesso, sono comunque gli uomini che fanno le guerre, sono comunque gli uomini che creano disuguaglianza. Quindi attenzione a non valorizzare il fattore umano soltanto nei suoi aspetti positivi, che sicuramente ci sono, ma ci sono lati oscuri che dobbiamo in qualche modo imparare a controllare per certi versi. E quali competenze sono necessarie ai giovani di oggi per valorizzare il proprio fattore umano in un modo che sia una continua evoluzione? Beh dunque, diciamo questo, che è sempre più importante scoprire le proprie potenzialità e quindi noi siamo fatti sicuramente anche a livello professionale di competenze e capacità. Le capacità fanno parte delle nostre caratteristiche, delle nostre potenzialità. Allora anche ai giovani io dico, bene, le competenze, forse il, come dire, il fare le cose, il registrare dati meccanicamente, e tutto quello che è un po' meccanico, forse l'intelligenza artificiale potrà sicuramente sostituirlo.
ma quelle che sono le capacità tipicamente umane devono invece essere valorizzate. Ciascuno deve trovare le proprie potenzialità per applicarle nell'ambito della soluzione dei problemi, della comprensione del contesto, nella soluzione di problemi complessi, nel costruire relazioni con contenuto importante che crei effettivamente sviluppo anche dal punto di vista delle relazioni. Questo probabilmente sarà quello che si chiederà sempre di più in futuro, e quindi sempre più la capacità di avere visioni, di analizzare problemi complessi, di trovare soluzioni, e per fare questo ciascuno deve trovare al proprio interno, scoprire le proprie potenzialità. Professor Mariani, in che modo il fattore umano può influenzare i processi educativi e formativi? È determinante, assolutamente determinante, fattore chiave, lo abbiamo visto ulteriormente quando durante il periodo Covid la relazione educativa è stata letteralmente compromessa appunto dall'attività di didattica a distanza, didattica attraverso l'uso di strumenti multimediali, che certamente ha salvato un certo tipo di contatto con la realtà educativa, istruttiva, formativa, quindi scolastica, però appunto ha compromesso e condizionato negativamente la relazione educativa, che è costitutivamente contrassegnata proprio dal fattore umano. Senta, professore, qual è il ruolo del docente nella promozione del fattore umano all'interno delle istituzioni educative? È un ruolo anch'esso fondamentale, lo sappiamo bene, la professionalità docente è una professionalità che ha bisogno di essere costantemente rinnovata, ripensata, però alla luce appunto di una relazione educativa che è assolutamente fondamentale, quindi il ruolo dell'insegnante resta tuttora di fondamentale importanza. Ogni anno il forum si concentra su un tema guida che viene esplorato attraverso una serie di incontri e attività. Per il 2024 il tema scelto è il fattore umano. In un contesto in cui i ritmi delle trasformazioni, inclusa la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale, sono sempre più rapidi, diventa fondamentale riflettere sulla centralità dell'essere umano. Il tema vuole riportare l'attenzione su aspetti quali l'empatia, la creatività e la capacità di relazionarsi, caratteristiche che distinguono l'essere umano in un mondo sempre più digitalizzato e automatizzato. Siamo in un momento di pausa, finisce qui la prima parte della nostra trasmissione Effetto Versilia, pochi attimi e subito torneremo con voi nella seconda parte. Il Forum Internazionale della Formazione si è proposto quindi non solo come un evento di discussione, ma anche come un'occasione di crescita per tutti i partecipanti. In un'epoca in cui la digitalizzazione e l'automazione sembrano essere i temi dominanti, il Forum invita a riscoprire l'importanza dell'elemento umano come fondamento della società e della formazione in un processo di continuo adattamento alle nuove sfide del presente e del futuro. Professor Franco Cambi, intanto complimenti per il suo intervento parlando della scuola. Lei ha detto una cosa particolarmente interessante: attivare nella scuola l'educazione civica. Sì, perché come sa l'educazione civica è presente fino dagli anni 50, tardi, ma però è rimasta molto molto abbandonata un po' alla casualità, alla volontà di qualche docente, ma non ha avuto una istituzionalizzazione valida, perché l'educazione civica dovrebbe essere da una parte una coscienza piena della struttura democratica della società in cui viviamo e quindi assumerne anche tutte le responsabilità. Dall'altra dovrebbe essere anche un momento di riflessione sui comportamenti personali in relazione al rispetto, alla collaborazione, all'accoglienza delle differenze, e lei questo lo sa perfettamente, oggi è un problema, diciamo, spinoso, ecco, un problema spinoso. Con questo arrivo di
figure che vengono da altre culture, che parlano male l'italiano, che vanno integrate, però che trovano molte difficoltà in questo processo di integrazione, anche perché c'è anche diffuso una visione come figure inopportune, come figure che creano un decalage all'interno della cultura nazionale, e quindi c'è un lavoro da fare sia a livello di informazione che fa coscienza, sia a livello di comportamenti, e questo chi lo può fare se non la scuola? E certo è una scuola che deve impegnarsi di più sulle discipline, perché sono tutte estremamente preziose, tutte, dalla matematica alla storia dell'arte. E dall'altra però c'è bisogno anche di fare un'operazione di costruzione di una coscienza civica comune. E qui direi proprio, l'ho detto in maniera più che veloce, per carità, ognuno di noi doveva fare una lezione, ma comunque io ho cercato di dire anche che la Costituzione, se letta bene, ci aiuta. Quanto la si studia a scuola la Costituzione? E questo è un problema, ma pensi, dal 48 ancora aperta, vero? E allora questo vuol dire che l'Italia non ha rispettato nemmeno quella identità nuova che si è data dopo il 45. Professore Calcatti, quali sono i rischi di una società che reprime il desiderio o lo riduce a mera soddisfazione immediata? Apparentemente non c'è mai stata una società più libera della nostra. Il nostro tempo apparentemente è il tempo dove il desiderio circola in libertà, appunto. La mia tesi invece è che quello che circola in libertà non è il desiderio, piuttosto è il capriccio, la voglia, è qualcosa di aleatorio che genera in realtà insoddisfazione. Il nostro tempo confonde il desiderio col capriccio, ma il desiderio non è un capriccio, il desiderio è un dovere. E in che misura, secondo il suo punto di vista, in che misura il desiderio può essere considerato un motore di cambiamento personale e sociale? Il desiderio è ciò che rende una vita viva, è ciò che accende la vita. Dovrebbe essere il vaccino che nelle nostre scuole dovrebbe essere diffuso a tutti i nostri figli. Se noi diffondiamo il vaccino del desiderio, facciamo in modo che la vita dei nostri figli non sia una vita spenta, ma una vita viva. Il desiderio è una potenza, una dynamis, è ciò che rende la vita capace di essere viva. Non è scontato. Per esempio, un dato epidemiologico sconcertante oggi è che la depressione è molto diffusa tra le nuove generazioni. Non è più ciò che accompagna il declino della vita, ma è ciò che condiziona e fa appassire la vita dei nostri figli. E dunque questa vita ha bisogno di testimoni di desiderio, ha bisogno di essere accesa con la potenza del desiderio. Ecco, professore, che cosa succede quando il desiderio viene soffocato o non trova spazio per esprimersi? Allora, intanto partiamo dal presupposto che il desiderio non è il capriccio, ma è un dovere. Cioè ha a che fare con quello che noi chiameremmo una vocazione, un talento, una inclinazione. Compito della scuola, per esempio, compito dell'educazione in generale, è mostrare che c'è una differenza tra il desiderio e il capriccio, che non c'è da una parte il dovere e dall'altra il desiderio. Come si dice, noi diciamo prima il piacere e poi il dovere. No, che la vera educazione consiste nel mostrare che il desiderio esige impegno, esige dedizione, esige dovere, che il desiderio non è affatto il contrario del dovere, ma è la sua manifestazione più alta. E in che modo, secondo lei, la psicanalisi può aiutare a comprendere meglio i desideri inconsci? La psicanalisi fa del desiderio la sua parola d'ordine. In tedesco, nella lingua del padre della psicanalisi, desiderio si dice Wunsch. Noi traduciamo questa parola con vocazione. Dunque il desiderio sarebbe nell'ordine della vocazione. Quando una vita umana, vita di un bambino, di un adolescente, ma anche di un adulto,
è una vita capace di vita, quando è coerente con la propria vocazione. Secondo lei la contemporaneità con l'uso, con il suo focus sullo... rifaccio la domanda, aspetti perché ho commesso un errore io. Secondo lei, professore, la contemporaneità con il suo focus sulla gratificazione immediata sta cambiando il modo in cui viviamo o percepiamo il desiderio? Allora, c'è stato un tempo, potremmo dire prima del 68, dove l'educazione veniva concepita come un disciplinamento repressivo del desiderio ed era un errore gravissimo. Quindi noi non dobbiamo guardare al passato e dire com'era bello quel tempo che adesso non abbiamo più, perché non funzionava, era un dramma anche prima. Certo. E dunque il 68 ha, diciamo così, buttato via con l'acqua sporca però anche il bambino, cioè da una parte ci ha liberati da un'idea repressiva dell'educazione, no? E dall'altra parte però ha dimenticato che l'educazione non è, come dire, trasmettere un concetto semplicemente libertino della libertà, che la libertà non è solo una proprietà individuale, ma che la libertà, come ci ha insegnato per esempio il magistero terribile della pandemia, la libertà è un vincolo, è un legame, implica la responsabilità del rapporto con l'altro. La domanda che le faccio è questa: quali sono le principali strategie che consiglia per trasformare la rabbia in una risorsa piuttosto che un limite? Allora, innanzitutto dobbiamo accettare che la rabbia c'è e ci dobbiamo stare dentro, mentre invece è un'emozione scomoda che tutti cerchiamo di scacciare, ma più cerchiamo di scacciare più ci torna indietro moltiplicata. Quindi prima di tutto accettare che c'è e leggere il messaggio che ci porta, perché la rabbia ci dice sempre qualche cosa di noi, delle nostre frustrazioni, dei nostri desideri. E poi, una volta che l'abbiamo, diciamo, vissuta, possiamo incanalarla, nel senso che se ci rendiamo conto che la stiamo vivendo in eccesso, ci sono varie tecniche, molte passano attraverso la scrittura, che ci permettono di abbassare l'intensità della rabbia e in un secondo momento decidere poi cosa fare, perché se io sono arrabbiata per qualche cosa magari devo introdurre dei cambiamenti o nella mia vita esterna o dentro di me, e quindi trasformarla in un motore di cambiamento positivo. Quindi esistono tecniche specifiche per riconoscere segnali della rabbia prima che questa diventi incontrollabile? Sì, allora, molte volte sono le persone intorno che segnalano alla persona che la sua rabbia sta diventando incontrollabile, perché chi la vive molte volte la vive come qualche cosa che vabbè poi passa. A volte la persona si rende conto che l'eccesso di rabbia inizia a introdurre degli aspetti disfunzionali nella sua vita o lavorativa o familiare, quindi può arrivare a chiedere aiuto, però il più delle volte il segnale arriva un po' dal feedback esterno. Quali sono gli errori, secondo lei, più comuni che le persone commettono nel tentativo di gestire la propria rabbia? Allora, ce n'è uno che è il principale: pensare che se io mi sfogo con gli altri la gestirò. In realtà la parola sfogare con la rabbia non esiste, perché più ne parlo e più la incremento, così come l'idea che se la sfogo fisicamente la gestisco. Lo sfogo fisico può aiutare a tranquillizzare il corpo, ma non placa la mente. Direi che questi sono i due errori principali. Un'ultima domanda, dottoressa: esistono differenze significative tra uomini e donne nel modo in cui si esprime la gestione della rabbia? Sì, allora, se mi avesse chiesto del sentire la rabbia l'avrei detto no. Nel modo in cui si esprime assolutamente sì, perché culturalmente è ancora nella nostra società molto più accettabile per un uomo esprimere la rabbia in maniera, diciamo, più esplosiva, mentre per la donna è considerato più sconveniente. Quindi la donna tende a esprimerle di più con quella cosa che tutti i mariti conoscono, la critica, il pim 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 piccolo piccolo piccolo. Quindi diciamo che nelle donne tendenzialmente c'è una modalità un pochino più nascosta. Quanto è importante il valore aggiunto per raggiungere il talento? Allora, sicuramente è molto importante capire se si ha una vera vocazione e se si è nati per fare, nel mio caso, musica o comunque arte. Perché adesso il messaggio che arriva, diciamo, è che tutti possono fare tutto, anche grazie alla parte, diciamo così, dell'evoluzione tecnologica, cioè, non è vero ovviamente, però studiare, informarsi,
guardare, osservare, leggere, ascoltare, quello è la parte più importante di tutto quello che è il decidere che cosa fare veramente nella vita, soprattutto nella parte artistica, come è quello di cui io mi occupo. Questo sarà il suo intervento oggi qui a questo forum della formazione? Ma dunque, io sono in una tavolata meravigliosa con gente che è varia e ha tanto da dire. Quello che porto io è la mia esperienza come artista e come docente, e che è molto molto interessante perché è un confronto continuo con i giovani ed è bellissimo, è un confronto meraviglioso. Professor Schnapp, in che modo le nuove tecnologie digitali stanno influenzando il modo in cui scriviamo e pensiamo oggi rispetto al passato? Ma in primo luogo stanno accelerando i processi di creazione, perché io posso facilmente creare in 60 secondi 5 versioni di un argomento, però poi il giudizio critico deve naturalmente inserirsi in questo processo di scelta, di limatura, di trasformazione poi di quello che può produrre una macchina. Per cui sono tecnologie che ci danno un nuovo inizio, però non ci rispondo alle domande di fondo di cosa è un intervento significativo o banale. Senta, come vede lei l'evoluzione del processo di apprendimento in un'epoca sempre più dominata dai media digitali? Il processo di apprendimento è sempre stato un processo ibrido, nel senso che c'è un apprendimento fuori la scuola e un apprendimento dentro. Credo che il mondo in cui viviamo adesso, con la sua iperconnettività 24 ore su 24, ha creato anche delle nuove sfide per le scuole come strutture per in qualche modo fruire della possibilità di fare leva su questo mondo fuori, al di là dei confini della scuola, che è pieno di stimoli, di informazioni sbagliate o vere, autentiche o meno, però che è uno stimolo anche per il pensiero e per l'immaginazione. Che cosa suggerisce, ed ecco l'ultima domanda, a chi desidera mantenere un equilibrio tra il pensiero lento e riflessivo e invece la velocità della comunicazione digitale? Di sviluppare un acuto senso critico in tutti e due i settori, perché lo strumentario tecnologico del nostro tempo va usato con intelligenza e con una conoscenza approfondita, non con superficialità. Il professor Galimberti ha criticato l'intelligenza artificiale. Lei che cosa risponde? Rispondo che non si è avvicinato abbastanza a quello che è veramente l'intelligenza artificiale quando uno la mette al lavoro su quei compiti, quelle questioni che incidono profondamente sulle nostre vite oggi.